andiamo a vedere le energie per te dal 10 al 20 aprile 2023. Lo faremo guardando prima il tuo recente passato, poi vedrò le energie del presente, quello che stai vivendo adesso, e poi il prossimo futuro, ovviamente. Ok? Quando avremo finito di guardare i tarocchi, tirerò anche le carte dei miei oracoli per vedere cosa hanno da aggiungere a questa situazione. Allora, per il segno zodiacale dell'Ariete, dal 10 al 20 aprile, ok, prima carta, 6 di bastoni. Cos'altro? La ruota. Per il segno zodiacale dell'Ariete, ok, 3 ne voglio 2, vabbè, vediamo, 10-20 aprile, ok, la forza, mettiamole fin qua così che entrino tutte. Sono due, ce ne vuole una. Ok, dal 10 al 20 aprile la scelgo io. Continuano a uscire 4-5 carte per volta. Ariete, queste carte hanno voglia di parlare per te, sai? 10-20 aprile per l'Ariete. Ok, la torre. Dal 8 di denari, ok, per l'Ariete dal 10 al 20, segno zodiacale dell'Ariete, ok, la regina di bastoni, ma questa potresti essere proprio te, essendo un segno di fuoco, il 2 di coppe, diamolo un po', che le vediate tutte, ok, così, ok, cos'altro per l'Ariete, per il segno zodiacale dell'Ariete dal 10 al 20 aprile. Ok, vedi, il 5 di bastoni, niente, troppe carte, scelgo io, ok, le scelgo io. Ok, la luna che è uscita capovolta. E il 10 di bastoni. Ma allora, Ariete, guarda, effettivamente qui tu c'hai ancora Giove nel segno, quindi Giove sta ancora camminando in Ariete, quindi mi torna un po' con le cose che mi stanno dicendo. Allora, qui c'è un qualcosa, diciamo, come ti posso dire, vedo la tua energia, la tua voglia, il tuo entusiasmo che riprende, che torna in auge, va bene? Qui effettivamente le carte fanno vedere come se nel passato tu ti fossi un pochino demotivato. Ovviamente dico demotivato perché intendo l'Ariete, uomo o donna che tu sia, ovviamente, va bene? Quindi, come se ci fosse un qualcosa che ti avesse demotivato, sa come dire, non ho più voglia di questo, non ho più voglia di quello, ecco. Quindi un po', un Ariete un po' spento, posso dire così? Un Ariete un po' spento, un Ariete che ha perso un po' quella voglia di fare. Però qui, nello stesso momento, è come se mi dicessero anche che viceversa, qui ci siamo tanto impegnati, tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo dato, che non abbiamo più voglia. Ma
le cose stanno per cambiare, cioè qui fanno vedere come se l'Ariete dovesse cambiare un po' di cose, diciamo così, nella propria vita, no? Ovviamente qui si parla di un qualcosa a cui l'Ariete tiene molto, visto il tuo atteggiamento, visto come tu ti comporti, come tu ti comporterai. Qui c'è un desiderio, c'è un'ambizione, c'è una voglia di arrivare da qualche parte. Ovviamente per ogni ariete può essere una cosa diversa, ovvio, no? Ecco, c'è un desiderio, una voglia di arrivare da qualche parte. Quindi qui fanno vedere proprio la ripresa, il desiderio, l'impegno che l'ariete metterà in questo qualcosa, ripeto, per ognuno di voi, lo sapete voi di che cosa vi stanno parlando le carte. Io qui vedo molto il lavoro, sinceramente, ma effettivamente qui c'è anche l'affetto, c'è anche l'amore, nel senso che qui c'è desiderio, voglia di fare, di impegnarsi in un qualcosa, anche assumendosi delle responsabilità, dei pesi, diciamo così, ok? Però è un qualcosa, diciamo, a cui voi tenete molto. Va bene? Fammi vedere, voglio vedere una cosa, Ariete. Qui ti vedo anche incontrare gente, stare in mezzo a delle persone. Io non so che cosa tu fai, ti vedo incontrare, comunicare, stare insieme agli altri. Quindi, senz'altro, qui la vita sociale tu ne dovresti fare. Qui ci sta anche un viaggio lontano, Ariete, potresti andare veramente proprio anche all'estero, Ok? Guarda, il cavaliere di coppe che mi è uscito capovolto. Ma qui ci può essere stato, ci potrebbe essere un qualcuno che non ha agito troppo bene nei nostri confronti, che potrebbe addirittura essere sparito, però potrebbe essere stato anche l'Ariete ad averla fatta fuori sta persona, proprio perché si è resa conto di qualche menzogna, di qualche bugia. Cioè, qui fanno anche vedere un tentativo di truffa, fra virgolette. Se si parla di lavoro può essere truffa vera e propria, se si parla d'amore un tradimento, una bugia, qualcuno che ci ha raccontato una cosa per un'altra, praticamente. Ma qui fanno vedere proprio un Ariete. Come ti posso dire? Un ariete, come se dovesse riprendere quel desiderio, quella voglia, quell'entusiasmo, quell'energia, perché l'ariete è molto impulsivo, molto istintivo, va molto a impulso, va molto, no? È un segno molto energico, energetico, spontaneo. Ecco, questa spontaneità, questa voglia, questo coraggio l'aveva un po' persa, sinceramente. Qui c'è anche un rapporto di cui mi stanno parlando queste carte, non so con chi, sicuramente è un rapporto d'amore, visto questo due di coppe. Ok? Però come vi parlo sempre, un rapporto d'amore lo puoi avere anche con tuo figlio, cioè è un rapporto d'amore, di amore, ok? Quindi vedete voi, qui c'è un rapporto d'amore. Fanno vedere sicuramente un viaggio, ma dicevo un rapporto, comunque una situazione che si sblocca, che riprende, che torna ad essere felice. Ecco, questa è un po' la traduzione che mi sento di darvi. Vedete voi di chi vi stanno parlando queste carte. Un viaggio lo abbiamo visto, ma siccome vi vedo anche poi il lavoro e vedo anche la concorrenza, ok? Qui insomma vi vedo impegnarvi molto anche da quel punto di vista lì, darvi da fare, sicuramente, ok? Lavorare, eccetera. Vediamo, vedi? Sì. Qui si cerca anche la risoluzione a qualche cosa. Qui c'è un ariete molto alle prese, molto determinata a risolvere un qualcosa che era crollato in passato. Comunque, qui c'è anche un rapporto fra l'ariete e un'altra persona. Qui è come se si dovesse arrivare anche ad un impegno, a prendersi un impegno di un certo tipo,
con questa persona, magari a promettersi un qualcosa, ok? Andiamo a vedere anche gli oracoli, vediamo cosa c'è da aggiungere a questa situation. Ok, qui c'è, no, troppe carte, ne voglio una per l'Ariete. Dal 10 al 20 aprile, una carta per l'Ariete. Ok, i segreti. Venere in Scorpione, vedi? Noi abbiamo visto questa luna qui, dov'è? Capovolta. Qui ci può essere stato veramente un segreto o comunque qualcosa che qualcuno ci ha tenuto nascosto, ok? Che però viene alla luce. Qui c'è un qualcosa che è veramente un segreto, che viene scoperto, che viene alla luce con questa Venere in Scorpione. Qui veramente magari possiamo essere venuti a conoscenza di un qualche cosa che ha fatto saltare il cappello in aria, insomma, poche parole. Questa è un po' la traduzione. Vediamo, 10-20 aprile. Ok, vediamo. Vedi, Saturno in Capricorno, la ricchezza. Qui c'è anche però nello stesso momento un lavoro che va bene. Qui lavorate, state facendo un qualche cosa che vi porta i suoi frutti, sicuramente. Ok, andiamo a vedere con gli oracoli volume 3. Se vuoi questo mazzo di carte ti lascio il link giù in descrizione. Ok. Vediamo per l'Ariete dal 10 al 20 di aprile, cos'altro c'è? Ariete 10-20 aprile. Ok, uomo d'affari, vedi? Qui c'è un uomo d'affari coinvolto in questa situation. Tiriamone un'altra. Per l'Ariete 10-20 aprile. La volontà, vedi, e si ritorna. Qui c'è un uomo d'affari, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, che potrebbe veramente avere la volontà di conquistarvi dal punto di vista affettivo, passionale, chiamiamola così, ma anche dal punto di vista lavorativo. Quindi qui magari ci sono delle trattative con una persona, uomo d'affari, che posso vedere anche sotto forma di un'azienda, semplicemente, va bene? Un'azienda che potrebbe contattarvi, con cui potreste avere, insomma, questo discorso, perché io vedo il lavoro, vedo molto lavoro qui. Il lavoro, se siete studenti, si parla ovviamente della scuola, dell'università, di quel che l'è, va bene? Però qui c'è anche molta passione, qui c'è proprio un desiderio fra queste due persone, un desiderio di stare insieme, un desiderio di riconquista, ok? Perché qui effettivamente qualcosa è successo nel passato, però qui vedo la ripresa al momento presente, cioè qui c'è un qualcosa che va in qualche modo che va a riprendere, e va a riprendere proprio per la volontà, proprio, qui c'è proprio il desiderio, la volontà di far riprendere questa storia. Ok, questo sicuramente. Quindi Ariete, fammi sapere giù nei commenti, qui mi fanno vedere sia l'amore sia il lavoro. Sono due tematiche molto importanti di cui mi parlano le carte, quindi sicuramente sono importanti per te. Quello che vedo è il lavoro che riprende fondamentalmente, ma anche qui un'amicizia, un amore, una passione, un incontro importante, e un segreto. Abbiamo visto un segreto che viene svelato, un segreto che viene, un qualcosa che viene rivelato o è appena stato rivelato, visto il passato un po' burrascoso che ho visto. Va bene, Ariete, fammi sapere giù nei commenti, ok? Ciao.